Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel 14° episodio di Cyberpunk 2077. Nella scorsa puntata avevamo recuperato Evelyn, l'avevamo trovata, non era messa molto bene e io vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, di lasciare un mi piace se questo video vi piacerà e io vi auguro una buona visione. Cominciamo! Che ne pensi? Sembra che Evelyn non ci abbia detto tutta la verità. A me lo dici? Se avessi saputo in cosa s'era cacciata. Il suo unico compito era registrare un virtu. È incredibile che sia riuscita a organizzare un simile colpo e a rubare il biochip da sotto il naso del suo boss. C'è un'altra registrazione. Vuoi vederla? Certo, perché no? Adesso non mi sorprende più nulla. Oui, d'y aller. Vous avez bien raison, mais c'est tout intelligent pour sa petite. Che lingua parla? Non so. Creolo haitiano. Sono i Voodoo Boys. Non avevo un. Aspetta, fammi vedere se trovo un autotraduttore. Nel frattempo prova a sintonizzarti sulla frequenza telefonica. Vedi cosa stanno dicendo. Bene, dammi un secondo. Dobbiamo sapere che cosa dicono. Potrebbe essere importante. D'accordo, ho trovato il pacchetto di autotraduzione. Dovrebbe funzionare con il tuo sistema. Te lo installo. Mettiamo quel meme già avevo, che Silveran ha menato direct su alt. Vieni a più buona idea? Très bien. Se vous désirez que ce soit un critique, ça m'en pense. On continue fait travail. Ok, Judy, a posto. D'accordo, ti disconnetto. Non capisco. Cosa c'entra questo con Johnny Silverhand? È morto. Puoi darmi un minuto? Devo riordinare alcune cose nella mia testa. Ma certo. Cosa vogliono queste persone da Alt? E come faccio a saperlo? Non ne hai proprio idea. In un modo o nell'altro, tutto conduce a quella Netrunner. La priorità assoluta è trovarla. Se sa del chip quanto credo che sappia, potrà aiutarci. Ti prego! Ti prego! Allora, come potrete vedere, sono arrivato e la mia macchina va a fuoco. Ho avuto uno scontro a fuoco con dei tipi, non so il perché, però va bene. È un piacere vederti, V. Direi che qui siamo belli isolati. Appropriato per un incontro segreto. Il tuo amico è qui? Oda? Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Ti spiace dirmi qualcosa di più su di lui? È la guardia del colpo di Hanako-sama. Hanako dell'Arasaka, la figlia di Saburo. Sì, e se ti crede, la prossima volta incontriamo lei. E che cosa impedirà a quel suo galoppino di tradirci? Non lo farà. È un uomo d'onore. In alto, eh? Buon segno. Il genere arriva mimetizzato. È lui? Il tuo ladro? È il mio testimone, V. Yorinobu ha strangolato il vecchio. Silenzio! Non un'altra parola. Tu stai giocando con il fuoco. Ma è la verità. Hanako-sama deve saperlo. La mia unica preoccupazione è proteggerla in questa città dimenticata dagli dèi. È in pericolo? Ora? No. Ma durante la parata in onore di Arasaka-sama, sicuramente. Io ti porto un testimone dell'omicidio e tu ti preoccupi di una stupida parata. Idiota. Esatto. A differenza tua. Ma non puoi ignorare la verità. Parliamo di un uomo che ha ucciso suo padre per prendere il controllo della Arasaka. Hai intenzione di fare qualcosa o no? Non lo farò. Quello che ha detto Oda. Torneranno a Tokyo dopo la parata. Forse è la nostra occasione. Se riuscissimo ad avvicinarci ad Hanako-sama, prima dobbiamo fare una ricognizione adeguata. Vieni con me. Certo.
Certo, perché no? Oh, appena in tempo. Sai... C'è mancato poco, mi ha quasi riconosciuto. Cosa ti porta qui? E il tuo affascinante amico è... Stiamo lavorando insieme, tutto qui. Per gli Eddy, è sempre per gli Eddy, Wakako. Se vuoi guadagnarli, noi abbiamo il modo. Semplice e lineare. Sentiamo allora. Ci servono informazioni sulla parata che passerà per Japantown. È tutto su questi shard. L'intero distretto sarà bloccato per la parata. I carri d'asci saranno l'attrazione principale. Voleranno da questa parte, sopra le strade. Lungo il percorso, terrazzi, passerelle e punti rialzati offrono una buona visuale. Anako Arasaka, l'ospite d'onore, terrà il suo discorso dal carro più grande. E lo farà esattamente qui. Non so nulla della sicurezza, ma considerati i recenti eventi, mi aspetto che sia stretta. Durante l'ultima parata, l'Arasaka aveva infiltrato agenti tra la folla. Per non parlare dell'esercito di tiratori e di droni. Come se non bastasse, avevano un netrunner. Usavano le telecamere cittadine per controllare tutto. Il punto d'accesso principale è qui, un vecchio centro di controllo automatizzato. Credo sia la cosa più utile. È tutto quello che ho. Dovrà bastare. E allora andate. Queste informazioni potrebbero fare al caso nostro. Ma io cercherò di approfondire. Resterò qui per un po' e chiamerò alcune conoscenze. Allora, siamo arrivati alla cappella. Adesso devo andare a piedi. Magicamente c'è il sole. What? Sei V? Ti stavamo aspettando. Sei il mio contatto? Qualcuno mi parlerà di questo lavoro? Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. Presto. Voglio parlare con Brigitte. È qui? No. Il centro commerciale all'angolo. Vai alla macelleria. Chiedi di Placid. Ti darà lui i dettagli. Ragazzi, ho capito come si fa a correre. Ero troppo carico di zaino. Cerco Placid. Placid, gari sit là. Placid? In chiesa mi hanno detto di parlare con te. Mi manda Mr. Hans. Dice che vi serve un mercenario. Non qui, seguimi. 6.5 hours later. Hai già incontrato gli Animals? Sì, qualche volta. Siediti. Quando vedrò Brigitte? Fai il lavoro, poi vediamo. Ma che... Prima potresti dirmi che cazzo intendi fare? Hai accettato il lavoro. Fa quello che ti dico. Quindi connettiti, subito. Merda, tanto non serve. Ma almeno non ti riempirà di chiacchiere. Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Non è una di noi. Ma ha lavorato per voi. Perché non mandate i vostri al gym? Non funziona così. E come funziona, allora? Funziona bene il più delle volte. Il tuo sciamano di cromo è Victor? C'entra qualcosa? O è solo un modo per spaventarmi? Devi essere all'altezza. Devo sapere. Questo chip non ha identificativo. Cos'è? Non importa. Tanto è rotto. Come? Un proiettile nel cranio. Non funziona, ecco come. Allora, vado bene per il lavoro? Possiamo procedere? La camionè. 20:35:07. 3 secondi prima, puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. Tecnologia piuttosto avanzata, non mi sembra roba da bestioni. La sorvegliano giorno e notte. Qualunque cosa sia, è importante. Sì.
Batman Kelly Abdesan Okoy? Femme Potla. Qui non parliamo solo di Animals. Sono stati assoldati da qualcun altro. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Inizia dalla camionè. Resta nascosto. Controlla solo la situazione. Ora sei in reso Agui, la nostra sottorete. Ti guiderò nel gym. Un'altra voce nella testa. Chissà che dice il bisturi. Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale. Ti diranno come entrare. Capito. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Sei il sottile in fondo al corridoio. Scendi, i miei ti lasceranno passare. Ok ragazzi, allora dobbiamo fare una missione. Poi questo tizio ci metterà in contatto con Brigitte nella prossima puntata, ovviamente. Io vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!